Io andavo sempre a trovare un allenatore che aveva allenato già il Tegoletto, Beppe Forasassi, che anche con Maurizio erano molto amici. Beppe Forasassi ci aveva un ingrosso e lui andava spesso a trovarlo. Io andavo quasi tutte le settimane a trovare Beppe Forasassi e una sera ci incontrai Maurizio lì e me lo presentò e andiamo a prendere il caffè insieme. Da quella sera fu un monologo e tutte le settimane ci trovavamo e andavamo a prendere sempre il caffè insieme. Il Tegoletto quell'anno lì passò in eccellenza e cercavamo l'allenatore. All'inizio non fu possibile fare con Maurizio e dopo invece, dopo tre giornate che si esonerò l'allenatore primo che c'era, io ricercai Maurizio, ci riparlai e Maurizio mi disse che sarebbe venuto molto volentieri. Infatti venne a Tegoletto e fu un successo, diciamo, sia nel Tegoletto che noi ci salvammo in un campionato difficile come era l'eccellenza a quel tempo là, c'erano squadre molto forti, il Tegoletto riuscì a salvarsi e fare un gran campionato e rimanemmo sempre buoni amici con Maurizio, ecco. Quando venne a Tegoletto lui era fissato per il 4-4-2 e io una volta mi ricordo mi ci presi perché una domenica andammo a giocare a Chiusi, primo tempo si perdeva 2-1 e nel secondo tempo c'aveva in panchina un attaccante, levò un attaccante e rimise un attaccante e la partita finì 2-1 e niente, andò in quel modo. Durante la settimana io una sera ci parlai con Maurizio e dico: ma Maurizio non era più, cioè, migliore fare secondo me levare un centrocampista e mettere l'attaccante a vedere se si poteva pareggiare? Lui mi rispose e mi disse: io sono per il 4-4-2 e quando cambierò te lo dirò, ancora non cambio la mia cosa che sto facendo. È diventato davvero un grande allenatore, ecco. Vestito tutto nero era il suo, lui si presentava sempre sia agli allenamenti che la domenica sempre con una maglia nera, calzoni neri, lui vestiva sempre in quel modo e una domenica lui la domenica metteva sempre la macchina nel solito posto qui. Una domenica, perché la squadra arrivava sempre un'oretta e mezzo prima, come tutte le squadre che giocano, una domenica trovammo questo posto occupato. Lui si arrabbiò molto e disse: chi è che ci ha messo questa macchina qui? Ma ancora la gente qui non c'era, sicché non so, dico io: Maurizio, sarà qualcuno, sicuramente non viene alla partita. E io, se non cambia, se non si leva questa macchina mi incazzo, noi non si può neanche giocare. Insomma, si arrabbiò molto e io aspettai lì e ogni persona che veniva gli domandavo se sarebbe venuta la partita. Alla fine venne un omino, disse, domandavo di chi era la macchina, lui mi disse: la macchina è la mia. Dico: allora guarda, bisogna che tu ce la sposti in tutti i modi. Gentilmente lui andò a spostarla, Maurizio gli mise la macchina lì, la partita si vinse 1-0, me lo ricordo, e andò bene anche quella volta. Poi lui ce n'aveva un'altra molto bella insomma, diciamo, curiosa. Una domenica con un giocatore, con Fara, che Fara era un gran giocatore, che dopo lui andò a Monte San Savino e lo portò dietro. Lui era, parcheggiava, quando andavano a mangiare dove mangiavano lì a Tegoletto, facendo marcia indietro lui chiappò la macchina di Fara. Tutte le domeniche quando si giocava gli faceva mettere la macchina dietro, gli dava un cozzettino. Fara si arrabbiò molto perché aveva comprato questa una Volvo nuova, gli disse: non ti preoccupare, a fine anno se te l'ho maccata, si dice noi, insomma, se l'ho sciupata, te la ripago io, ecco. E andò bene fino all'ultimo del campionato, ecco. Credo che Sarri vide subito in Calzona un giocatore, uno che si poteva confidare. Io con Ciccio c'ero molto amico perché Ciccio c'aveva un bar, io facevo il rappresentante, andavo a trovarlo spesso, parlavamo quasi tutte le settimane di calcio, di Maurizio, del Tegoletto, e sicché insomma Ciccio era un grande e Maurizio lo capì e si presentò, insomma, di molte volte con lui, si confidava molto con Ciccio Calzona. Poi le strade si divisero perché Maurizio andò a Monte San Savino, portò Fara, portò Danesi, ma Ciccio Calzona rimase a Tegoletto. Però rimasero in un grande contatto sicuramente, perché dopo Ciccio Calzona è diventato quello che sappiamo tutti. Io mi ricordo di Ciccio Calzona, lui era a Empoli 2 anni fa e fecero l'amichevole con l'Arezzo. Io andai allo stadio
lo volevo salutare, io volevo mandare i saluti a Ciccio Calzona di un dottore che quando Ciccio giocava, il dottor Di Prizio, lui andava sempre a farsi l'ecografia quando si faceva male a questo dottore, e io ci andai per me da questo dottore e parlando con lui mi disse: ma Ciccio Calzona lo vedi sempre? Dico sì, così. Mi fa piacere, dice, se lo trovi me lo saluti volentieri, perché veniva spesso qui, eravamo in ottimi rapporti, mi disse. Che io lo chiamai quando rientrarono in campo, io arrivai un pochino tardi allo stadio Arezzo, stava finendo il primo tempo, quando rientrò lo chiamai, dico Ciccio, riconosciuti? No, ora mi confondere, mi disse Roberto, semmai dopo la partita aspettami. Corse subito dalla parte di là, lui doveva vedere dalla parte di là quello che faceva l'Empoli, come giocava, come non giocava, insomma un grande. Poi aspettai la fine della partita e ci parlammo, gli mandai i saluti di questo dottore, fu un abbraccio, insomma, e fu una cosa molto bella. A Maurizio pensavo sicuramente che dopo Empoli che potesse anche cambiare, andare in una società più forte sicuramente, ma che fosse andato a Napoli o a Milano, lo voleva anche il Milan almeno a quel tempo là, non ci speravo. Ci speravo per lui perché pensavo che potesse far bene, però insomma andare a Napoli secondo me è stato il massimo per Maurizio Sarri. A Tegoletto posso dire che sono diventati molti per il Napoli calcio, ecco, sono diventati tifosi del Napoli perché c'è Maurizio, ecco. Fino a che ci sarà Maurizio, credo che io sono per il Milan, però ho piacere che il campionato lo vinca il Napoli di Maurizio Sarri, ecco. Comunque è sempre stato un grande, una gran brava persona, uno che, ripeto, io ci parlavo, gli dissi quello che ti ho detto prima dopo quella partita, però lui accettava quello che gli dicevo io sempre, accettava quello che gli diceva anche il direttore generale, era uno che gli si poteva chiedere tutte le cose, ci si parlava proprio in amicizia, che è stato un grande, secondo me, rimarrà un grande, io gli faccio tantissimi in bocca al lupo, ecco.